Le cose buone e genuine si tramandano di generazione in generazione, secondo antiche ricette. Sono Agostino Salvatore, amministratore delegato dell'azienda La Cascina, ristorazione e prodotti tipici. Il sugo alla corte d'assise vecchia maniera nasce proprio dalla passione e dall'amore per quello che la terra ci offre e dall'unione delle migliori materie prime della tradizione culinaria calabrese: pomodoro fresco, basilico, prezzemolo, aglio, olio evo extravergine d'oliva e peperoncino piccante. La preparazione comincia nei campi di Roccella Ionica, dove i pomodori vengono raccolti e poi fatti riposare in ambiente dedicato. I pomodori buoni vengono selezionati, lavati accuratamente e poi messi nel pentolone colmo d'acqua bollente fino a quando giunge il momento di trasferirli nella macchinetta passatutto. I pomodori, ormai semi spappolati dalla cottura, si separano. Da un lato una scia di salsa bollente scorre dallo scivolo della macchinetta e termina nel recipiente. Dall'altro lato le bucce e i semini diventano compostaggio per i terreni e la storia ricomincia. Oggi, a più di 60 anni dalla nascita così singolare di questa ricetta, inventata nel lontano 1958 dal famoso chef Gaetano, La Cascina 1899 ha deciso di portare il sugo alla corte d'assise vecchia maniera sulle tavole delle famiglie. Oggi il piatto alla corte d'assise è diventato il piatto regionale tipico calabrese, in una terra dove abbondano le verdure, quindi una terra ricca di sapori genuini e semplici. Sugo alla corte d'assise vecchia maniera, l'antica tradizione calabrese.